motocicletta. Carlo è un serissimo e apprezzato impiegato di banca della sua città, Brescia, però solo in settimana, perché durante i weekend si trasforma, musicalmente parlando, in una specie di Dr. Jekyll. È così anche per Gianmarco, contabile all'università, Fabio, agente immobiliare, e Jamel, assistente geriatrico. Insieme formano gli Avanzi di Valera, la più famosa cover band in subrica battistiana, oltre 1000 concerti e un paio di CD alle spalle. Oltre la gente, diciamo, della nostra età, vedo molti, molti giovani, probabilmente i figli di quelli della nostra età, che hanno conosciuto Battisti tramite i dischi, le cassette o i CD del padre, e comunque vedo che li cantano, perché probabilmente piace anche a loro, anche se sono cose che non sono di questo periodo. In Algeria, da cui ha dovuto allontanarsi per ragioni politico-religiose, Jamel era insegnante di musica. Grazie a Battisti, scoperto con l'aiuto degli Avanzi di Valera, l'inizio di una nuova vita in una realtà culturalmente diversa non gli ha causato particolari traumi. Sì, prima ho iniziato a fare rock vario di tutte le band, poi siamo fermati poi su Lucio Battisti, e grazie a loro ho scoperto un artista così di carriera ricca, anche repertorio vasto. Si sono fidati dalla mia mano, un po' rai algerino, un po' orientale, un po' è così. Sì, quindi questa mistura di suoni non proprio blues o non proprio fedeli o canonici, secondo noi ha creato qualcosa di abbastanza particolare. Sono le sonorità piuttosto aggressive a distinguere gli Avanzi di Valera dalle altre cover band battistiane. Noi siamo cresciuti con il rock inglese americano nelle orecchie e nella testa, e comunque anche con il rock italiano, perché io il primo disco che ho comprato in assoluto era il mitico Di Esire, il primo album della Formula 3 prodotto da Lucio Battisti. Quindi non è un caso che poi alla fine siamo approdati a fare queste cose, perché comunque sono le cose che ci piace fare, che abbiamo dentro. Rendere omaggio a Lucio Battisti anche su CD, un sogno che gli Avanzi di Valera hanno recentemente realizzato con la produzione di Quel gran genio del mio amico, ma nel cassetto di sogni ce ne sono altri. Io sono un fan sfegatato di Alberto Radius, il mitico chitarrista della Formula 3. Quindi il sogno, se vogliamo, sarebbe quello magari di suonare una volta insieme, cioè fare questi pezzi di Battisti, che suoi della Formula 3, farli con lui a due chitarre. Questo è sicuramente un sogno che mi auguro, magari, chi lo sa, di realizzare prima o poi. Smettere di lavorare in banca e vivere di musica. Un pezzo di tarò argentino nel prossimo disco. Conosce perché ha detto una cosa vera. 10 ragazze per me, sì, 10 ragazze per me, wow, 10 ragazze per me, però io muoio per te, però io muoio.